Oh, giovani amici di Facebook, oggi torniamo qui a fare incauto unboxing con finalmente qualcosa anche da donna, anzi da bambina. Immaginatemi travestito da Pedo Bear mentre sto mostrandovi questo nuovo giocattolo. Allora, parliamo di Furby Boom. I furbi probabilmente li conoscete, esistono da svariati anni. Questa, diciamo, è l'ultima versione, tecnologicamente parlando, rilasciata nel 2012. Poi nel 2014, per lo scorso Natale, hanno presentato la Hasbro, intendo, questo nuovo Furby Boom, che ha appunto un'applicazione per iOS e per Android aggiornata e altre novità. Quest'anno in particolare sono usciti i nuovi Furby Boom Crystal, sono usciti tantissimi colori nuovi e diciamo tipi di appunto pelo, no? Perché ogni furbo chiaramente è peloso e sulla parte superiore delle scatole potete anche accarezzare il furbo ancora prima di comprarlo e vedere esattamente com'è il pelo. Ce ne sono altri magari a pois con grafiche particolari, secondo me sono molto belli. Quest'anno in particolare poi è uscito anche a giugno, è stato presentato un furbo a tema guerre stellari, visto che Hasbro insomma alla fine è tutto dentro la grande famiglia. Furbacca, che è quello ispirato a Chewbacca, marrone. È molto figo anche quello. Questi però sono molto belli da regalare magari a vostra figlia, per esempio. Cosa si può fare con il Furby? Vi faccio vedere la scatola a volo, adesso la apro. Si può interagire chiaramente con le applicazioni sia per iOS che per Android, sia su tablet che su smartphone. Io adesso l'ho installata su un tablet, ve la faccio vedere al più presto. In più, diciamo che Hasbro ha inventato questa ulteriore integrazione con il mondo digitale e si è inventata questi Furblings, che non sono altro che i figli dei furbi che vengono creati deponendo uova all'interno dell'applicazione digitale, cioè in pratica ogni furby, come in questo caso il mio arancione rosa, può deporre uova che poi creano furbi con colori simili, furblings con colori simili, come se fossero un po' un tamagotchi, no? Come poi è il furby stesso, quindi gli si deve dare da mangiare, bisogna pulirli, si può anche arredare la loro stanza. Ok, questo comunque è in generale. Che diavolo è questo Furby Boom? La scatola si presenta come vedete, quindi è molto, diciamo, personalizzata in base al colore del Furby che avete scelto, che chiaramente è fondamentale. Ok, si apre in questa maniera, vedete, quindi c'è il Furby dentro che sta dormendo in questo momento. Allora, ho inserito le batterie dentro al Furby, appunto, ci vanno quattro batterie stilo non incluse nella confezione, e poi tiro fuori il mio tablet e vediamo di svegliarlo. Ah, ecco, deve essere sveglio. Sveglia! Allora, per associarlo bisogna svegliare il Furby, quindi bisogna riempirlo di botte, eccolo che si è svegliato. E ciao, ma ciao! È anche tutto bello puccioso. Chiaramente il Furby parla la sua lingua furbesca e alterna però alle sue parole, diciamo, proprietarie delle parole in questo caso in italiano, per cui ecco appunto, se lo accarezzate, se lo toccate, eccetera, lui. In questa nuova versione del Furby non c'è più il tasto di accensione, non si possono più spegnere i Furby, semplicemente dopo 1 minuto di inattività si spegnerà da solo. Va bene, sono già innamorato. Adesso l'applicazione sta cercando di individuare, diciamo, il Furby che ho io e lo fa attraverso le casse. Ok, una volta che avrete associato il vostro Furby all'applicazione, vi chiederà chiaramente di dargli un nome se è la prima volta che lo fate. Allora, adesso diamo un bel nome al mio Furby rosa e arancio. Vedete, Taito, Waika. Sei Duda, sei contenta? Significa piedi prensili. Tra l'altro, c'è il significato sotto, non l'avevo visto. Vedete che poi il Furby reagisce ad ogni azione che fate, vedete, Duda, già imparato il suo nome, che fate sul tablet. Bel cristallo, mi viene dato.
Allora, vedete che qui si entra poi nella gestione vera e propria del furbi, per cui ci sono quattro caratteristiche principali, sono la pulizia, la fame, la contentezza, è un po' una specie di The Sims, se volete. In questo momento l'applicazione mi avverte che il mio Duda ha bisogno di una doccia. Allora, in sintesi, quindi Duda, il mio nuovo Furby, è super contento di essere venuto al mondo, chiaramente, mi disturberà nelle ore a venire, nei giorni a venire sopra la mia scrivania. Va bene, lasciatemi giocare con il mio Duda. Se vi è piaciuto questo video sul Furby, se vi state già andando a comprare un Furby per voi o per le vostre figlie, in questo caso esistono anche in versione tra virgolette maschile, in particolare il Furbacca di Star Wars. Fate like, fate share, fate conoscere questo video e questo tipo di video ai vostri amici. E dai Tommy e da Duda, ciao, al prossimo video. Ciao!